Perché dovrei... No, vabbè, non abbiamo energia, non possiamo fare assolutamente niente. Ottimo. Lanciane uno, PD. Che palla. Perché mi hai preso, scusa? Questo qua mi sembra un po' più duro degli altri. Vediamo se funzionano queste cose. Fai l'attacco. No, questo intendevo. E nemmeno questo. Ah, ok, gli tira fuori il cuore del golem e resta disabilitato per un attimo. Sono andato a vedere il punto bianco. E se mollo va giù? Ah. Ecco il Jedi. Si aggancia? Avvicinarci con cautela. Prendetelo. Facciamolo fuori. Non riesco a colpirlo. Mi è piaciuto che li abbiamo colpiti tutti. Ma che cavolo hai tirato? Non hai tirato niente? Ok, devo tenere premuto in effetti. Vediamo se esplodo senza. Ok. C'è simpatico. Sempre in due. No, guys, ok. Noi possiamo farcela. È rapido. Lo sistemo io. Ferimento confermato. Là. Ma dai, che amero. Manchi di convinzione. No, questi attacchi qua non... Il bersaglio è indebolito. Il nemico è in fuga. Intensificare l'attacco. Sì, molli, voglio questo. Sì, sono un canale. Per poco. Non morirò. Andiamo via. Non discuto, me l'hai dato. Lì dicevo c'è il Rovi. Ah, ok, lì è... Dove c'è il punto di meditazione. Quindi lì bisogna vedere se c'è qualcosa che possiamo... con cui possiamo bruciare. Qui dicevo... Non c'era niente qua. Corda, sì. Ah, no, ho sbagliato. Ok, quindi stesso discorso, ma qua rischiamo la vita. Ah, pure questo. Un'offerta per il saggio sepolto qui. Era considerata di grande valore.
Il saggio di quest'epoca esigeva offerte preziose. Non si sprecano proprio quelle parole, eh. Quindi prendiamolo. E agganciamo. Ma mi ha preso, ma dai! Per fortuna era stato indebolito prima, però siamo... Sono un riflesso. Quello non serve a niente, quindi in teoria è sempre quella là. Andiamo di qua. Non c'erano i topi qua forse. Sembra che si torni indietro e basta lì in realtà. Di qua forse. Hai visto? Che fai tu? Non vedo l'ora di riferirlo ai comandanti. Allora, è una cosa carina quella degli agguati, però non ci voleva adesso. Dove riparte? Questa parte c'è un nemico. No, di nuovo. L'addestramento ha dato i suoi frutti. Che palle. Facciamolo fuori. Perdiamo l'equilibrio. Possiamo farcela. Il fatto che non è che risale un attimo col tempo. No. Perché io dico, almeno aspetto il tempo. No, invece no. Ha paura di noi. Attaccatelo, presto! Posso batterlo. Sì, ma non possiamo farlo. Via, via. Funziona anche con quello, eh? Non solo con laser, diciamo. Qualsiasi potere che si accende qua è valido. Va bene. Non c'è il ceffo? O arriverà? Oh.
Bravo, bel lavoro! Meglio non abbassare la guardia. Qualcuno gli spari! Difendiamoci meglio che tardi! Quello è il gas allo strattone. Ma dai, ma guarda quante botte mi sono beccato. E c'è anche lo stronzo là. Fanno un sacco di casino le tue scariche, eh? L'attacco è debole. Negato. Che velocità. Perché prima sei morto in un attimo? Dovrei riguardare la registrazione. Dai! Che palle! Muore o no? Ma che cavolo! In effetti tanto bisogna proprio andare di lì, perché quella era una discesa e basta. Però, cioè, fammi capire la logica. Tu mi fai affrontare tutti quelli. Prendetelo prima che fugga. Bello nuovo. Non è che gli stanno facendo chissà. Dai. Jedi localizzato. Subiamo perdite. Il ceffo viene. Stai lì. Ma sì. No, anzi, ecco. Lì sì, un attimo. Prima facciamo questo. Quasi due punti. Non sarebbe male prendere quello della, che tira la spada? Forse potrebbe essere. Non è quello che volevo fare, ma vabbè. Facciamola finita. Ti faccio secco. Demone, rimango solo io. Dobbiamo vincere. Andiamo, segnare al secondo punto, così lo portiamo a casa. Però non credo che questi siano. Cioè, sei arrivato fino a qua. No, bisogna rifare più di una volta. Allora, quanto manca? Forse basta
Forse questi. Per questi due qua. Così tanto per portare a casa il secondo punto. Non che siano proprio, propriamente in pericolo, eh. Cioè, perlomeno. Da qua ce la facciamo. Questa ce la pagherai. Presto troverò un barco. Più facile che trovo io, ma questo non ha nessuna interruzione. Niente da fare. Vabbè, lasciamo stare. Allora, se saliamo lì, troviamo su quel piano lì. Stanno facendo un granché, eh? Non si è mosso di me. Restiamo noi due. Non sai incassare i colpi? Sei piuttosto veloce. Almeno così siamo passati a due. Dove faceva questo? Ah sì, quello lì. È lì che dobbiamo andare, eh? Perché ci sono quei due? È un foro quello, no? Non è un foro passante. Portarlo là sopra? Chi se ne frega? Anche perché se lo portiamo su in alto non possiamo usarlo come piattaforma per passare. Andiamo in quella parte là. C'erano dei rovi, mi sembra. Okay. Ma non è intrappolato da dei rovi qualcosa là? Boh. Io l'ho parato però, cioè se poi non pari poi fai finta di parare è un altro discorso. Ok, mi sembra che si possa salire. E lì risulta da bruciare. Ora allora, innanzitutto andiamo su qua.
Cos'è adesso salire qua? Lì non ci sale, immagino. Vabbè, ma qua è solo per un discorso del segreto lì. Vai su. Cosa fai? Questa cavità è identica a quella nell'altra tomba. Grande. Quello sarebbe un aiuto. Vabbè, lì dobbiamo incendiare, ok. Non so perché ci fa salire lì, che non sembra che non serve assolutamente a niente. Qui di fiaccolo, oh, cavolo che sono, non ci sono. Sono solo esterne. Quella lì. Questa veniva accesa per onorare e venerare il saggio sepolto qui. Simbolo sacro. Spesso le candele venivano accese in segno di rispetto e devozione nei confronti del saggio Mictrol. Penso che possiamo andare fino là, no? Piove. Quindi? Come facciamo? Credo che sia una cosa per cui se noi saliamo là, no, qui di lato. Spararla non credo che serva a niente, perché in teoria passa comunque attraverso l'acqua, quindi poi non la spara in realtà. Sopra là? No, ma non. Ok, puoi far così. Però non cambia niente, andiamo avanti. Adesso io lo faccio cadere. Mi lascia perplesso il fatto che ci faccia salire qua per far cose. Perché comunque qualcosa lì non è che ci passa di qua. Perché a me potevamo passare dall'alto e. Andiamo comunque a vedere se ci arriva. Ma non credo che sia direzionabile. Qui non si può salire. E se io anche guardo così. Ah, ok. Proseguiamo intanto, non è una cosa così fondamentale. Questo qui invece può servire a qualcosa? A centrale, ovviamente. No.
Quindi che facciamo adesso? C'è un... ma questa era una discesa però. Appunto, abbiamo fatto questo giro qua basso, siamo entrati nel settore. C'è da dire che lui indica comunque quel punto più basso lì come la zona dove andare, eh? È proprio il piano quello là. Non muore, no? Però qual era la ragione per cui... Ma possibile che qua non c'è niente? Ma credo che l'unica... cioè, boh, sì, forse non dobbiamo scendere qua. Significa semplicemente che dovremo portare quella cosa lì qua, penso io. Non è che indichi... se passiamo quel percorso lì... A parte questo, che comunque non mi sembra che c'entri in accidenti, però lì da questa parte qua è da dov'è che si arriva? Saliamo. No, stavo pensando che potevo forse anche riposare, ma... Come evitiamo che le candele si spengano? Giusto, possiamo sfruttare le loro basi metalliche. Dov'è? Ok, questo dove si aggancia? Quello. E qua appunto è in c'è i rovi, ecco, che si vedono da qua. Però lì c'è l'acqua. Ok, quindi c'è sul discorso di là. Le loro basi metalliche. Ma quando noi la tiriamo su è già in teoria, ha già il tetto. Eppure non impedisce questo di... Dov'è che si andava esattamente? Oh,
che qui a quel punto lì. Anche qui c'è dell'acqua, per esempio, che sarà quello che impedisce di bruciare quelli di robe. E lì si sale. Può essere? Cos'è che fa esattamente quel robo lì? Non... mi impedisce di salire di più? E perché c'è questa corda qua? Ah, qui si sta facendo anche interessante, se non fosse che... ok, lì c'è appunto quel... riusciamo a salire, sì. Però lui dice usiamo la base metallica, vabbè. Ma che vuol dire? Beh, noi la stiamo già usando per così. Nel lanciarlo forse si... che da qua non ci arriviamo là. Sì. Allora rifacciamo un esperimento qua, ma non... cioè, senza spararla, ma mi sembrava che non cambiasse nulla. Ora che vuoi? Cioè, in teoria non si dovrebbe effettivamente proprio spegnere, visto che la sto... cioè, c'ha la testa... questa per esempio è girata, ma non ha senso sta cosa. Usare la base metallica, dice. Ovviamente. Quindi che cavolo stai parlando? Di che cosa stai parlando? Tra l'altro anche di qua, se quella cosa gli la lancio finisce nell'acqua e quindi si spegne, non cambia assolutamente niente.